La disumanità del fenomeno a livello mondiale diventa ancora più grave e più scandalosa nella Chiesa, perché in contrasto con la sua autorità morale e la sua credibilità etica, il consacrato scelto da Dio per guidare le anime alla salvezza si lascia soggiogare dalla propria fragilità umana o dalla propria malattia, diventando così uno strumento di Satana. È stato un intervento molto forte ed era così atteso nelle aspettative quello che Papa Francesco ha fatto a termine dell'incontro in Vaticano sulla protezione dei minori nella Chiesa. Umilmente e coraggiosamente dobbiamo riconoscere che siamo davanti al mistero del male, che si accanisce contro i più deboli perché sono immagine di Gesù. Ecco perché nella Chiesa attualmente è cresciuta la consapevolezza di dover non solo cercare di arginare gli abusi gravissimi con misure disciplinari e processi civili e canonici, ma anche affrontare con decisione il fenomeno sia all'interno sia all'esterno della Chiesa. Essa si sente chiamata a combattere questo male che tocca il centro della sua missione, cioè annunciare il Vangelo ai piccoli e proteggerli dai lupi voraci. È difficile, ha sottolineato Papa Francesco, comprendere il fenomeno degli abusi sessuali su minori senza riflettere sul potere. In quanto essi sono sempre la conseguenza dell'abuso di potere, lo sfruttamento di una posizione di inferiorità dell'indefesso abusato che permette la manipolazione della sua coscienza e della sua fragilità psicologica e fisica. L'abuso del potere è presente anche nelle altre forme di abusi di cui sono vittime quasi 85 milioni di bambini dimenticati da tutti. I bambini soldato, i minori prostituiti, i bambini malnutriti, i bambini rapiti e spesso vittime del mostruoso commercio di organi umani, oppure trasformati in schiavi. I bambini vittime delle guerre, i bambini profughi, i bambini abortiti e così via. Tuttavia, ha aggiunto il Papa, a dare una spiegazione del fenomeno non è sufficiente a combatterlo se non se ne comprende, come ha detto Papa Francesco, la significazione. Oggi siamo davanti a una manifestazione del male, sfacciata, aggressiva e distruttiva. Dietro e dentro questo c'è lo spirito del male, il quale nel suo orgoglio e nella sua superbia, si sente il padrone del mondo e pensa di aver vinto. E questo vorrei dirvelo con l'autorità di fratello e di padre, certo piccolo e peccatore, ma che è il pastore della Chiesa che presiede nella carità. In questi casi dolorosi vedo la mano del male che non risparmia neanche l'innocenza dei piccoli. E ciò mi porta a pensare all'esempio di Erode, che spinto dalla paura di perdere il suo potere, ordinò di massacrare tutti i bambini di Betlemme. Dietro di questo c'è Satana. Un intervento molto approfondito e articolato che Papa Francesco ha concluso così. Il risultato migliore è la risoluzione più efficace che possiamo dare alle vittime, al popolo della Santa Madre Chiesa e al mondo intero, sono l'impegno per una conversione personale e collettiva, l'umiltà di imparare, di ascoltare, di assistere e proteggere i più vulnerabili. Faccio un sentito appello per la lotta a tutto campo contro gli abusi di minori, nel campo sessuale come in altri campi, da parte di tutte le autorità e delle singole persone, perché si tratta di crimini abominevoli che vanno cancellati dalla faccia della terra.